Per raggiungere Capri, l'isola dell'amore, costeggeremo per circa 40 minuti il parco marino di Punta Campanella, dai fondali limpidissimi e le spiaggette incastonate nella roccia. Sulla sinistra, l'isola dei Galli, che Omero, nella sua celebre Odissea, ribattezzò l'isola delle Sirene, narrando appunto il mito di Ulisse che, astutamente, scampò al canto delle sirene ammaliatrici. Raggiunta l'isola di Capri, visiteremo la Grotta Bianca, la Grotta Meravigliosa e il suggestivo Arco Naturale. Passeremo poi all'interno dei mitici faraglioni di Capri, gli scogli leggendari simbolo dell'isola. È interessante sapere che sul faraglione di Fuori, lo scoglio più grande, vive la rarissima specie di lucertola blu, estinta nel resto del mondo. Poco dopo arriveremo a Marina Piccola, in passato borgo di pescatori, oggi invece è il posto più in di Capri. L'escursione prosegue con la visita alla Grotta Verde, al faro di Punta Carena e poi visiteremo la parte occidentale dell'isola, piena di torri di origine napoleonica. Si arriva poi alla celebre Grotta Azzurra, visitabile con costo aggiuntivo e tramite trasbordo sulle tipiche imbarcazioni locali. La tappa successiva è al porto di Capri, detto anche Marina Grande, dove è possibile scendere per visitare l'isola. Rientrando a Positano, costeggeremo la celebre baia di Re Comone e il piccolo borgo di Nerano, con visita alla Grotta degli Uccelli.